Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Far Cry New Dawn, chiamata il cambiamento del governo. E la scorsa puntata abbiamo fatto questo avamposto e questo avamposto ci ha sbloccato una missione principale. Strano dirsi, ma è così. Sbloccata missione principale, adesso andiamo a farla. A questo punto semplicemente andiamo a fare questa missione principale e vediamo un po' cosa viene fuori. Io penso nulla di buono, penso che sarà un gran bel casino, però è da fare, è assolutamente da fare. Andiamo lì. Che forti rumori. Sento rumori strani, versi di animali ancora più strani. Serpenti. Qua non duro molto. Cosa? Una porca. Cioè veramente ci abbiamo a che fa con Puma? Dobbiamo fermarci coi Puma? Oh. Individuato un rifornimento? Dove? Dove? Oh. Abbiamo fatto una... due punti tratto ottenuti. Dov'è? E vedo un rifornimento, sento il rumore di un rifornimento. Sento rumore di un rifornimento, ma non... Vabbè, senti, io... Vado da quella parte. Sì, vado... Aspetta! Aspetta. Va bene. Vabbè, rifornimento fatto. Adesso. Chi? Chi? All'arena mi aspetta l'occasione di una vita. Prendono tutti. Vabbè, Carmina! Piano! Cioè, esagerato. All'arena? Ma che dobbiamo fare lì? Cioè dobbiamo proprio andare lì per sbloccarla? Non possiamo semplicemente... No! Aspetta. L'arena? Va bene. Ho una proposta per te. Occhio, papà, occhio, nemico. Che cosa? Ehi, fulmine. Vi aspettiamo all'arena. Ma boh. Parliamo con questo. Hai addosso una carogna rossa come il Texas. Abbiamo qualcosa in comune, eh? Io e le gemelle ci siamo alleati qualche tempo fa. Ah. Sono tipo il loro braccio destro, una cosa simile. Va bene. Abbiamo un accordo per il quale ogni tanto ci dobbiamo della roba. Un accordo amichevole, un accordo bilaterale. Sì. Il fatto è che questa volta tocca a me e sono, diciamo, in ristrettezze economiche. Mi serve solo una scommessa sicura e boom, problema risolto. Quindi cioè? Senti qua, guardati. Hai l'aria di uno che può dare una lezione ai guerrieri dell'arena. Sarà come fare ginnastica. Ma prima sì? Devo capire se sai come si tira un pugno. Quelli che fanno vedere le stelle, hai presente? Colpisci questa macchina e fammi vedere cosa sai fare. Quando l'ho provata l'ho rotta. Vediamo come te la cavi tu.
Allora. Quando ci capitano degli eventi, qualcosa di giù, ho sentito qualcosa. Sì, cazzo! Questo sì che è un pugno! Voglio non farti arrabbiare, eh! Bene, vediamo come sfruttarlo allora. Nascondo le armi. Ovviamente non possiamo portarcene appresso, Mi sei avvicinato, metti via le armi? Perché mi sa di trappola? Non era male ai miei tempi. Ho inanellato un po' di vittorie. 17 KO di seguito. 17, cazzo! Mi sa di trappolone. Ho dovuto smettere. Troppo letale. L'ultimo l'ho colpita così forte che gli è uscito il cervello dal culo. Giuro. Ha petato la materia grigia, quindi. Anche io ho dovuto darci un taglio. Mi sono detto un dono, ma non so controllarlo. Io continuo a pensare che sia un trappolone, però vabbè. Ok, eccoci arrivati. Entra, il mio socio ti aiuterà in tutto. Simpatia, mi raccomando, non guardarlo negli occhi. Quando hai finito ti apro la porta e ti aspetto una scorta di armi. Forza, caro mio coglione, campione. Io non la vedo bene, Sam. Entra nella sala di registrazione. Guarda come è ridotto quest'isola. Ok. Ehi, hey, ti serve un nome battagliero prima di entrare là dentro. Così sappiamo contro chi scommette. Lecca lecca! Ha proprio scritto in faccia lecca lecca! Lecca lecca. Ok, e lecca lecca sia. Entra nel ring, lecca lecca! Non la vedo bene sta cosa. Lecca 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 lecca, mangia calca lecca lecca. Morirai lì dentro. Silenzio, lecca lecca. Ti aspetta una bruttissima sorpresa lì. Va bene. Io continuo. Ok. Allora. Ok, luride palle di smegma. Venite nella migliore da questo lato delle nubi radioattive. Vai al fossa. Ok. Va bene. Oh. Sopravvivo al primo round. Come, a cosa devo sopravvivere? Ah. Ah, che porca di. Ma porca. Cosa? Chi è questo? Ah! Olè! Ora io questo la prendo. Avanti. Olè! Aspetta, e tu? Olè!
Minchia, quanti siete? Ma uno alla volta. Porca. Olè. Oh, una mazza, un'arma. Mi serve un'arma. E porca. Porca. Non voglio. È brutto picchiare gli animali, però. Va bene. Devo tenere presente. Qua c'è un'altra. Va bene. Ah, tu. Sì, tanto resisti tu. Un pacchetto medico. Ok. Kit medico. Mica medico. Ok. Vai. Prendo questo. Avanti. Prossimo. Vai. Olè. Ok. Poi. L'animale ce l'ha con lui, va bene, fate, scontatevi fare voi. Con tutte le armi in giro. Sì, fate voi. Allora, qua c'è un cinghiale. E là. Ok. Come barbecue? Ci sono. Terzo ora. E là. Minchia, non mi fa prendere l'arma. Ok. Vai, olè, poi. Olè. Presto. Avanti. Olè. Minchia, tanti siete. Olè. E le. Tre punti da adesso, prendendo punti tratto a mai finire. Sì, però basta. Chi è?
Lo sconfigge il campione. Ok. Micchia medico. Ma facciamo una cosa. E porca miseria, ma non gli faccio niente. No, minchia. Chizzo medico, vabbè. Porca miseria. Oh. Ok, mazza. Ok. Porca. Aspetta, riprendi. Devo riprendermi. Devo riprendermi. Che non c'è più medikit. Ok. Aspetta. E io non so. Minchia, non ho modo di prenderlo senza che mi prenda lui. Non ho modo di prenderlo senza che mi prenda lui. Io non so come devo fare. Ok. Porca. Allora. Aspetta. Mi sa che devo mettere qualche cosa. Posso mettermi i tratti adesso? Posso mettermi dei tratti adesso per quanto riguarda. Tratti. Tratti sul corpo a corpo me li posso mettere adesso? Allora. Più danni con i pugni. Combattimento avanzato. Quanto c'ho? Io ho 13. Allora. Ok. Ah no, forse. Fiammi la mischia. Quanto è 0 punti disponibili, vabbè. Ok. Palo. Oh merda. Allora, un'arma. E dai, non mi fai pre. Ah, l'ho presa. Ok, c'ho un'arma. Forse l'avevo da prima. Dai che gli ho rotto. Bene che gli ho rotto. Gli ho rotto lo scudo. Bella però. Aspetta. Ok, calma. Con la calma. Po' benil, ma. Vai. Comunque gli ho rotto lo scudo e già fa tantissimo. Significa che comunque ogni. Porca. Calma. 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 E la aspetta. Ok, via. Po' di Benil. Lì.
va a vuoto. Oh, allora. Calma. 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 E porca vecchia mazza di legno. Continuo ad avere comunque un'arma. E lui. Ah. Porca miseria però. Allora. Okay. Aspetta. Un attimo. Papara para 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 para. Olè. Oh. Ok. 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 Mo? Abbandono il fossato. Ok. Mettiamoci al lavoro. Che vuol dire? Devo recuperare le armi se non me le fottono. Scusa. Parla con Irwin. Ah. Ah, devo andare là sopra. Ok. Sono di notte. Io spero che non ci siano brutte sorprese, perché qua ne sono capacissimi di brutte sorprese. Allora, andiamo a parlare con Irwin, che spero ci dica: missione compiuta, tutto bene, prendi armi. Sono qui. Vai. Pelosa. Tanta roba che potremmo fare insieme. Oh. Grandi cose, grandi cose. Non so nemmeno cosa significa, ma lo scoprirò, credimi. Io ho delle idee stupende alla fine. Devo riflettere un po'. E adesso va. Ah. Contatto io. Ok. Riprenditi le mie robe. Oh. Va bene. Prova a non far finta di nulla, ma le gemelle hanno un debole per me. Occhi aperti, ne vedo uno. Ma che vedi uno? Ma stai quieta. Ah, porca miseria, niente, questa è la diplomazia, non sa che cosa sia. Ok, rifornimento fatto, munizioni, vabbè. Sentite. Io... questo punto, allora, sono qui lontano un po' da tante cose. Qua cosa c'era? Fossa spaccao, spedizione delle richieste per lo spostamento rapido. E io non... spedizione livello 2. Vabbè, io non... ma questi non posso avere spostamento... che per lo spostamento rapido. Quindi, oh, ok, so cosa devo andare a sbloccare. Le spedizioni, così posso almeno fare... spostamento rapido per varie cose. Allora, mentre faccio spostamento rapido a Prosperity, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con Far Cry New Dawn. Questo è il suo Far Cry New Dawn, chiamato Il Cambiamento del Governo. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi.
alla prossima.